Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale, episodio 5, 6, non mi ricordo sinceramente. Ho fatto un sondaggio tra se volevate continuare questa serie, mi avete risposto di sì e quindi siamo tornati con il nostro cinesino pomicino qui. È femmina, questo me lo ricordo, è una femmina, signori. Quindi siamo tornati con la nostra amica a continuare questa avventura che speriamo ci porti a scoprire cose nuove. Detto questo, signori, prima di partire il video vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date al canale e a questa serie. Fatemi sapere se dobbiamo continuarla oppure la ritronchiamo in sicco praticamente di botto. E, vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite appunto i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che sull'altra. Vi ricordo che abbiamo attivato gli abbonamenti. Appunto, per questo vado a fare un ringraziamento speciale ai miei tre abbonati, che in questo momento di cui trovate i link in descrizione, signori. Quindi, stop. Detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video, signori. Allora, l'ultima volta ci eravamo fermati qui, signori. Io non ricordo assolutamente niente. Ecco, continuano i tranelli. Che dobbiamo fare stavolta? No, dobbiamo far diventare. No, siamo cascati giù. Che. No, è morto Sainz. La tomba di Sainz e la tomba di Papyrus. Che cazzo sono queste cose, signori? Aspettate, come si faceva? No, questo è per gli oggetti. Questo c'è un Papyrus di neve. Che cosa carina. E questo? C'è un masso di neve con scritto su Sainz, con pennarello rosso. Ho capito. Va bene, facciamo finta di niente, signori. Allora, deduco che dobbiamo fare tutto quanto così, a scivolare, signori. No, 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 ok. E ora? Ok. Ok. Proviamo a fare così. Ok. Ok. Senti che forse ci siamo riusciti, signori. No, non ci siamo riusciti una sega. Non ci siamo riusciti completamente perché ora io dovrei. No, però se faccio così, faccio così e faccio così. L'ho fatto. Sì, l'ho fatto! Non so come, ma ci sono riuscito, signori. Questo ghiaccio è terribile perché mi fa scivolare dove stiamo, signori. Bubusette. Avevamo la neve in testa, va bene. No. Voglio andare di qua. Mi ispira di più scendere che se andare di là. Oh, Sainz. Oh, Sainz. Che dice? Come butta? E basta? Solo questo? Perché là ci sono delle palle di neve che si chiudono gli occhi? Non mi piace per niente questa cosa. Non mi guardano più. Scusate, ci sono due Sans? No, una lotta, no. Che cos'è? Mamma, che mostri ci sono in questo. Donut Trot ti affronta. Pietà. Risparmia. Lasciami stare. No, no, come? Io ti voglio risparmiare e tu mi attacchi. Ma è un bastardo, signori. Donatarte di sfida del tuo atteggiamento gentile. Pietà! Fuggi, andiamoci, signori. Andiamo, lasciamo perdere quest'alce bruttissima. Scusate, perché ci sono due Sainz? Due Sainz? Ti sei perso? No, mi sento ubriaco, sinceramente. No. No, 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 fermi tutti. Fermi tutti, signori. Torniamo un attimino indietro a quelle palle di neve iniziali. Vediamo cosa scopriamo in quel punto. Più che infilarci nella grotta, che mi metto un attimo di ansia questi occhi. È un puff di neve. Oh, ok. E questo è un puff di neve. Che varietà. Questo, tuttavia, è un puff di neve. E questa è la cuccia del cane. Che cuccia piccina. Bau. Ah, è veramente una cuccia del cane, signori. Che cuccia piccina. Va bene. Ma scusatemi, questi sorprendentemente è un puff di neve. Sono tutti puff di neve. Un puff di neve. È davvero un puff di neve. Com'è davvero? Non posso far nulla? No. No. Sono tutti puff di neve, signori. Ammiro un puff di neve. Va bene, va bene. Sono tutti puff di neve. Fu così che l'unico che scartai. Ci sono 3G in questo. Cos'è? Ci sono. Questo è un puff di neve. Ok. Sono tutti puff. No. Una coda? Un cane! Che carino, signori! Abbiamo trovato il cagnolino. Che carino. E quindi. Non è tanto carino il cagnolino. Non è, il cagnolino non è tanto carino. Porca miseria, è il cane maggiore.
Che famo? Proviamo a risparmiarlo, signori. Che bello, guardate che scodinzola. No, non volevo lottare. Pietà, risparmia, ti risparmio. No, no, lui non è così tanto buono. Mannaggia lui. No, che risparmia. Te diamo in testa. Dai, è così. In testa, preciso, dritto per dritto. Sono scemo, signori. Ah, forse col blu. Profumo di succo di cucciolo appena spremuto. Allora, forse se. Allora, devo capire un attimino come ammazzarlo, signori. Forse devo essere. No, 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 no. Ma che. Anzi, ma lentamente. Signori, ci ha ammazzato pesantemente. Ci ha ammazzato pesantemente. Non. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Hai vinto 80 esperienze e 60 manete. Va bene. Ma poverino, abbiamo ucciso il cane maggiore. Mi sembra una cosa tanto carina. Questa ponte non mi fido per niente di questa ponte, signori. Perché sento che stiamo per cascare giù? Oh, i nostri due amici, umano. Ok, Sainz intanto si sposta da un punto all'altro della mappa, però va bene. E la tua ultima e più pericolosa sfida. Io non c'ho più vita. Ammira il guanto del terrore mortale. C'è un cane attaccato, va bene. Sì, al mio ordine si attiverà completamente. Mi fa più paura il cane, sinceramente. Cannoni spareranno, punte pungeranno, lame affetteranno. Ogni parte dondolerà violentemente. Rimarrà solo la minima possibilità di vittoria. Sei pronto? Perché? Io sto sul punto di farlo. Cos'è questa pausa? Pausa? Quale pausa? Io sto per attivarlo, proprio adesso. Quindi? Mi sembra molto attivato. Beh, questa sfida sembra forse troppo facile. Facile batterci l'umano. Già, non possiamo usarlo. Sono uno scheletro con altri standard. Meno male, i miei puzzle sono correttissimi. Ah, e le mie trappole cotte alla perfezione. Ma questo metodo è troppo diretto. Ah, meno male. Via, via. Ma da dove erano spuntate tutte queste se siamo su un ponte sospeso? Va bene, non facciamoci troppe domande. Fiu. Quindi, cos'è da guardare? È un'altra vittoria decisiva per Papyrus. Nah, nah. Sono due pazzi questi due. Niente, se n'è andato così. Noi ritorniamo sul ponte, riusciamo a attraversarlo? Sì, perfetto. Non è caduto, parliamo con Sans. Non so cosa farà ora mio fratello. Se fossi in te, mi accerterei di capire i colpi blu. I colpi blu. Welcome. Oh, che carina. Un fiore, lo posso prendere questo fiore? Me lo fate portare a casa? No, non me lo fanno. Welcome to Snowdin. Benvenuti alla città di Snowdin. Ok, shop. Oh, un punto di salvataggio, signori. Shop che vuol dire? Salve, viaggiatore, posso aiutarti? Guanto duro. Banda virile. E non ho capito. Guanto duro, stendili, arma. Banda virile. Sopra addominali, biacciolo, magi per 2, cura 11 HP, focaccia cannella, cura 22 HP. Noi abbiamo. Compriamo la focaccia cannella. Sì, dovevamo un attimo. Boh, 50G oppure questo 50 AT più 5 di AT. 5 difensive, no, compriamo questo. Sì, dai. Non so cosa possono servire, però vabbè. No, basta, me la voglio uscire da questa. Ciao, ciao. Posso aiutarti? Parla, possiamo parlarci. Saluta, che fai qui? Vuoi sapere cosa fare qui a Snowdin? Da Grindel si mangia e la biblioteca ha informazioni. Se fossi stanco, puoi fare un bisolino alla locanda. È qui accanto, la gestisce mia sorella. Ok, se ti annoia, puoi sederti fuori e guardare l'operato. E di quegli scheletri strambi. Sono due fratelli, credo. Sono apparsi un colpo e si sono sistemati. Da allora la città si è fatta molto più interessante. Ah, grande. Vuoi parlare? Basta. Sono rotto le scatole. Ciao, ciao, ciao. Specie di Buzz Bunny troppo cresciuto. Va bene, signori. Allora, io intendo dire di salvare. La vista del paesino così socievole ti riempie di determinazione. Salviamo. Signori, allora, io per questo video mi fermo qui.
Siamo arrivati in un altro punto, siamo andati piano piano avanti, siamo arrivati in un'altra zona, siamo arrivati a Snowdin. Fatemi sapere nei commenti se la cosa del se vi interessa continuare questa serie oppure la tronchiamo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!